Ciao, in questo video vedremo questo nuovo progetto che è un tester di Kavilan, un provacavi. Esso testa la continuità di ogni singolo filo e il cortocircuito tra un filo o un altro. Per far questo ho utilizzato due connettori, uno è un tappo e l'altro è collegato a questa elettronica. Ti faccio vedere il risultato, l'ho messo anche in una scatola. Così se vuoi farla stampare in 3D è già pronta. C'è un connettore USB maschio che serve per l'alimentazione, qui basta collegare un piccolo power bank o un cavo di prolunga che va al power bank. Qui c'è l'uscita dove si può collegare il cavo LAN. Dalla parte opposta del cavo LAN ci va un tappo, basta prendere un connettore di questi e corticircuitare tutti i piedini. In questi fori si vedono i LED attraverso dei guidaluce che sono questi, che vanno infilati nel foro e incastrati fino in fondo. La scatola ha un coperchio che si apre in questo modo. Qui se andiamo su layer e tolgo il top, posso togliere il coperchio. Stesso modo posso togliere il bottom. Questo è il circuito, ci sono i vari LED, sono 8 LED più uno che è il ground del cavo, qualora ci fosse la schermatura. Andiamo a vedere come funziona. Come funziona questo circuito? Bisogna collegare RJ2, che è il connettore, all'estremità di un cavo con crimpato il connettore RJ45. Bisogna alimentare il circuito con lo USB e lui cosa fa? Inizia la scansione, poi ti faccio vedere come funziona. Se non ci sono cortocircuiti tra i fili, nessun LED si accenderà, altrimenti in sequenza si accenderanno due o più LED, dipende da quanti fili ci sono in cortocircuito, indicando quali fili sono in cortocircuito, perché se ad esempio si accende il DL9 e il DL8 vuol dire che c'è in cortocircuito la calza con il filo 8. Ad esempio se si accende in sequenza, perché lui continua a fare la scansione, si accende l'1 e il 2 vuol dire che sono in corto questi due, se si accende 1 e 8 vuol dire che sono in corto l'1 e l'8. Il primo test è la verifica che non ci siano cortocircuiti tra i vari fili o le varie coppie. Dopo all'altra estremità del cavo, quindi andiamo all'altra estremità del cavo e mettiamo questo tappo, quindi può essere fatto anche da una sola persona, perché si va su, ad esempio sul piano, nel piano superiore si mette il tappo o viceversa, si torna dall'altra parte e cosa succede? Si devono vedere accendersi in sequenza tutti i LED. Il LED 9 invece si accenderà solo se il cavo ha lo schermo, quindi se tutte le coppie sono ok, perché di là trovano il tappo, si accenderà l'1, il 2, il 3, il 4 fino all'8 o il 9 se c'è lo schermo. Come funziona e dov'è il trucchetto di quello schema qua? C'è un semplice NE555, che è il solito oscillatore, che manda fuori degli impulsi, qui penso a un hertz, qualcosa del genere, quindi un impulso al secondo, qualcosa del genere. Lo manda a questo 4017, il quale butta fuori un segnale in sequenza Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, dopo arriva fino all'ultimo, che è il Q8. Il Q9 va a fare un reset, infatti il Q9 è girato sul 15 e lo fa tornare a contare da Q0. Il trucchetto qual è? I segnali del 4017 arrivano qui, quindi quando arriva il segnale su L1 fa accendere il LED. Se trova un corto, ad esempio due accesi, cosa succede? Entra di qui, esce e torna indietro da questi diodi 4148, che siccome all'interno del 4017 sono tutti a massa, si accenderà se trova un corto fra due. Quindi se trova un corto tra questi due, ad esempio se i primi due, si accende questo tramite tutti gli altri diodi 4148 di ritorno. Quando va su L2, che trova un corto dall'altra parte, torna indietro di qua e si accende facendo passare la corrente sul 4148 di conseguenza. Mentre invece quando c'è il tappo, entra ad esempio da L1, va dall'altra parte, trova tutti questi cortocircuitati, il LED si accende facendo ritorno su tutti questi 4148, quindi si accende a sequenza un LED alla volta se il filo è buono, se fosse interrotto il LED non si accende.
quindi ecco il giochino dell'accensione con il tappo, perché ci sono altri strumenti del genere, però hanno bisogno dall'altra parte un'elettronica. Questo invece funziona con un semplice tappo, con dei cortocircuiti, si possono per assurdo attaccare insieme anche tutti i fili se uno vuole testare, vuole collegare solo da una parte il cavo con un RJR45. Questo l'abbiamo visto, lo schema, il PCB è questo qui, questo intorno è la scatola, la possiamo spegnere facendo così, il PCB lo vediamo meglio in 2D, eccolo qua, lato componenti e lato saldatura è questa. Trovi qui sotto in descrizione il link per scaricare il progetto EasyEDA, dove puoi importarlo nel tuo progetto, eventualmente fare le modifiche che ti servono e a realizzare i PCB scaricando i file Gerber dal tuo fornitore oppure direttamente facendo l'ordine qui da JLC PCB. I materiali, se vuoi, li puoi comprare anche essi qui da JLC SC Part, e la scatola, se vuoi, puoi ordinarla qua da JLC PCB Print 3D. Se hai bisogno di altre informazioni sul contenitore 3D e l'ordine, c'è un video dedicato. Per questo video è tutto, ci vediamo, sentiamo al prossimo video. Ciao!